Stamattina avevamo una grande occasione, abbiamo riaperto la discussione della delibera nella Commissione Spending Review per fare degli emendamenti che migliorassero questo provvedimento scellerato. Però si è presentato solamente un consigliere di centrodestra, oltre ovviamente ai pentastellati, quindi non il numero sufficiente per aprire la Commissione. Dunque l'opposizione che in aula è contro questa delibera in realtà oggi non si è presentata. Oggi pomeriggio quindi in aula siamo ancora a votare gli emendamenti a questa delibera svendi patrimonio, la delibera della vergogna. Quello che abbiamo fatto notare e che cerchiamo di far notare ripetutamente è che oltre alla follia di questo provvedimento vi è un ulteriore problema, ossia la maggioranza non riesce a capire che svendendo oggi questo patrimonio è vero che si farà cassa subito ed è peraltro da capire quanto sarà poi l'importo realizzato, ma soprattutto quell'importo, quel ricavo verrà assorbito immediatamente da tutte quelle che sono le mille necessità del Comune di Roma e non sarà un provvedimento strutturale, per cui l'anno prossimo ci troveremo ad affrontare altre emergenze e quindi ci chiediamo cosa faranno, metteranno in vendita la fontana di Trevi, metteranno in vendita la fontana della Barcaccia, metteranno in vendita Piazza Venezia, perché procedere in questo modo è assolutamente miope. Molto meglio sarebbe invece mettere a reddito quei beni, quindi per esempio affittarli a un valore di mercato. Questo ci consentirebbe quindi di avere dei ricavi fissi ogni anno per far fronte, anche se in minima parte, a tutte le esigenze dell'amministrazione. Ma non ci vogliono sentire. Sì, anche oggi la seduta è proseguita in seconda convocazione, quindi con un quorum, con un numero legale molto basso, segno evidente, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di quanto questa maggioranza sia spaccata al suo interno, spaccata su un provvedimento che noi riteniamo scellerato, perché qualsiasi cittadino di buon senso che abbia un patrimonio immobiliare di inestimabile valore, perché la casa con vista Colosseo non è che si può andare a vedere, a usufruire in qualche altro comune, magari metterebbe a reddito questo patrimonio non affittandolo a valori adeguati, o ancora l'aspetto più importante su cui noi sottolineiamo, utilizzarlo per i fini pubblici, quindi spazi da dedicare alla collettività, alle start-up, ai giovani che vogliono intraprendere delle attività imprenditoriali ma non hanno la possibilità di magari di affittare delle mura, esempi di co-working e tante altre realtà che stanno prendendo piede in numerosi comuni italiani. Invece questo comune, questa giunta preferisce svendere questo patrimonio, che è un aspetto molto negativo, perché poi dall'anno prossimo riavremo gli stessi problemi, perché non è che ti puoi vendere in maniera infinita i tuoi beni. E quindi noi siamo qui anche a tarda ora a fare opposizione a questa maggioranza che è totalmente distaccata dalla realtà e dai cittadini. In questi giorni siamo andati a vedere alcuni di questi immobili in vendita, ne abbiamo scoperti alcuni bellissimi, peccato però che non c'era la porta, non c'era il portone era praticamente murato, quindi la domanda è: ma che ci stiamo vendendo?